tantissimi territori che possono puntare su culture, su turismo e che possono diventare meta di tanti visitatori, di tanti viaggiatori, di tanti turisti. Trasparenza e legalità è un grande contenitore, no? Lo devi riempire poi di contenuti. Non si possono rivoluzionare l'attuale sistema ordinamentale. Prevede che la sicurezza pubblica sia in capo al prefetto, al questore e alle forze di polizia. Sicurezza urbana è in capo all'amministrazione comunale. Il mio impegno sarà quello di creare sempre maggiore integrazione con un rapporto serio, fattivo con le altre forze di polizia e con le autorità di pubblica sicurezza. E questo passa attraverso la capacità di dotare la Polizia Municipale innanzitutto di risorse umane, attrezzarli meglio e poi riuscire a migliorare e ottimizzare la loro capacità di dare delle risposte anche sulla percezione di sicurezza. Tu puoi tenere 10 pattuglie di vigili in un posto, ma se sono statiche la gente non lo percepisce. Io ho fatto 10 anni dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale. La percezione passa attraverso modalità operative che fanno percepire alle persone di un attivismo da parte dei vigili urbani, ma anche da parte delle altre forze di polizia. Però parto sempre dal presupposto che la prima mossa deve fare l'amministrazione comunale per dotare di risorse umane ma anche tecnologiche. Questo è l'impegno che poi condividerò con le organizzazioni sindacali e con tutto. Adesso dobbiamo dare una risposta ai 141 giovani che si aspettano delle risposte. Non sarà domani, ma siamo fiduciosi, si stanno già programmando degli atti, in questo momento stanno lavorando per stilare gli atti che potranno in un tempo brevissimo dare una risposta ai 141 giovani che sono linfa vitale in questo momento per il comando vigili urbani.